Senti, volevo tornare un po' a una cosa che appunto citavo di passaggio prima. Le piattaforme, ce ne sono già due in Italia, non solo in Italia, Amazon e Netflix, come sapete bene, come avete letto, arriverà il prossimo anno in Europa, e quindi anche in Italia, in America arriverà prima Disney e poi a cascata tutte quante le altre. Qual è il tuo punto di vista, se vuoi anche il punto di vista di Re Cinema? Come sapete, Cannes continua questa politica molto severa di chiusura nei confronti dei film prodotti o che vanno sulle piattaforme. Venezia è assolutamente più aperta da questo punto di vista. Mi interessa il tuo e il punto di vista di Re Cinema. Che bisogna fare? Che allora, cinema... è un punto di vista un particolare, quindi mi puoi dare due minuti. Allora, è un discorso complesso, perché? Perché dal lato industriale, produttivo, è chiaro che ogni nuovo operatore che entra è un bene per l'industria. Noi dobbiamo sempre pensare che, come Rai Cinema, tentiamo di accompagnare lo sviluppo di questa industria, quindi tutti gli elementi che comportano lo sviluppo di questa industria come servizio pubblico dobbiamo accoglierlo in modo positivo. Per non andare troppo lontano verso le piattaforme, ma quando un paio d'anni fa fu fondata Vision, un altro distributore, no? Ci misero in qualche modo un po' in competizione. In realtà noi siamo felicissimi che ci sia un altro distributore che fa cinema italiano e contribuisca insieme a noi, seppur in modo chiaramente con degli investimenti minori, con meno firma, è normale, un'azienda privata, eccetera, a sviluppare il nostro cinema. Quindi non posso essere contrario in linea di principio, però c'è un però, nel senso che o questo è un'attività di produzione proattiva, quindi allo sviluppo della nostra industria, e fino ad oggi, almeno fino ad oggi, Netflix qualche giorno fa ha annunciato un piano di investimenti importanti in Italia, vediamo come saranno questi investimenti, come li attueranno. Però fino ad oggi non mi sembra che la produzione delle piattaforme straniere abbia fatto granché, senza togliere a nessuno, per carità. Netflix credo abbia prodotto ad oggi 3 serie, se non ricordo male, ha acquistato, perché Netflix al momento in Italia non ha prodotto film, li ha acquistati 2 o 3 film che ha messo sulla piattaforma, di cui uno è spiegato che è appunto anche prodotto anche da noi. Però ecco, nel momento in cui ci sono delle leggi che determinano il fatto che i broadcaster classici investano milioni e milioni nella produzione nazionale, è necessario che ci sia, come dire, non possiamo avere trattamenti diversi per gli altri operatori, anche questi operatori comunque fatturano in Italia, fanno soldi in Italia, quindi è corretto che contribuiscano, come accade in tutta Europa, alla cultura e alla produzione locale e nazionale. Quindi se queste piattaforme faranno questo, sono felicissimi, però devono, nel caso del cinema, devono produrre i film, non solamente comprarli, perché se arriva Netflix sulla piattaforma di turno che vuole un nostro film e offre una cifra, come dire, che non va a copertura del film e poi vuole tutti i diritti, ecco, questo modello non è possibile, almeno per quanto riguarda il cinema. E quindi se la piattaforma si produce il film, lo finanzia, lo paga, va benissimo e poi lo può sfruttare al meglio, è legittimo, il film è suo. Altrimenti, insomma, c'è da fare un ragionamento. Questo dal punto di vista, industriale. Poi dal punto di vista del prodotto, io credo che ci siano, c'è qualche problema, no? Perché il modello di fruizione, se queste piattaforme producono cinema, lo finanziano e poi non lo mandano in sala, secondo me qualche problema c'è, assolutamente. Perché? Perché il modello di fruizione della sala è un modello assolutamente non unico. Completamente, noi ci immergiamo totalmente in un film, come dicevo prima in un'intervista, siamo in un ambiente sospeso e protetto, ci scordiamo di tutto e condividiamo emozioni, condividiamo l'immersione in una storia con delle persone circostanti a noi sconosciute, ma con il quale condividiamo un qualche cosa. E soprattutto ci dimentichiamo anche della nostra vita. No, in quel momento siamo con gli attori, siamo nella storia, partecipiamo ai loro sentimenti. Con tutto il rispetto per qualsiasi tipo di device, iPad, telefonini, televisori e quant'altro, non credo che sia un modello ripetibile. E quindi la magia della sala deve rimanere, perché proprio da questa magia nasce il vero cinema.